qua con Leo De Carli, grandissimo la, Bravo, dire, la storia di YouTube Italia. La storiaccia, di YouTube ah, Italia. Sì, la storiaccia, l'horror. Ma noi esageriamo, Leo il sex no. symbol, una volta, da volta. Mo' sono symbol. Il simbolo di stampa, la storia, sono simbolo. Vabbè. Comunque io ho sentito parecchie... C'è Bicio, regà, che sta a fare un po' un macello da quelle parti. Stato... Io cioè, d'accordo con Leo. Allora, ragazzi, oggi ci facciamo una chiacchierata con Leo. Scopriamo tutte le sue... La sua storia dall'inizio fino adesso. Che poi, vabbè, tutta no, perché se no finimmo domani. 15 anni di YouTube, vabbè. Eh, ma tu, Leo, la prima domanda, prima domanda. Come sei partito? Perché sei partito? Allora. Perché sul web? Perché io so... Che tu hai studiato per fare l'attore teatrale, che è differente, esatto. voglio ricordare la chat: attore teatrale e attore cinematografico, sono due cose totalmente differenti. Prego. Leo. Allora, io sono approdato sul web nel 2006, quando YouTube ci aveva un anno di vita. Io penso che prevalentemente mi abbia portato a stare sul web la noia di Civita vecchia mi rompevo il cazzo, eh. in quel periodo facevo parkour e karate, e io sono Cintura Nera di Karate l'ho fatto per diversi anni. E niente, praticamente nel 2006 caricavo questi video dove facevo i salti mortali. Facevo questi salti mortali questi video si chiamavano i The Show. Da lì mi è sempre piaciuto comunque il montaggio dei video, quindi tutte queste cose un po' da nerding. E niente, morale della favola, poi nel 2009 feci il primo video contro Gemma del Sud e da lì capì che diedi sfogo alla mia, alle mie stronzate con... Eh... Con, con YouTube, poi nel 2011 ha iniziato a crescere, nel 2012 è iniziato a diventare YouTube di qua, YouTube di là, poi grazie a Facebook comunque avevo una grossissima come si dice un grossissimo rientro e da lì ho cominciato a fare i video quelli un po' che ho portato avanti fino a un anno fa. Ma poi tu sei entrato in un management, giusto? Io sono entrato in un management, sì, è un tasto dolente del quale purtroppo non posso parlare perché ci sono stati un sacco di problemi. Oh. E pesanti, è un management che all'inizio sicuramente mi ha dato la, la spintarella per eh, per credere un po' di più al fa per trasferirmi a Milano. Uno, che sicuramente il trasferimento a Milano per me è stato fondamentale perché era la città, degli, è diventata la città degli youtubers sì. tutti a Milano, tutti a Milano. E quindi poi siamo rimasti tutti quanti lì. E niente, morale della favola. Io ho avuto questo management che poi, vabbè se, alla fine, non, non mi ha mai dato l'opportunità. Di poter fare il saltino fuori, di uscire fuori da, dal mondo del web e volevo andare via. E sono successo in po' dei macelli sì, no. a Milano. Ma secondo te, quando. Aspetta, Alexa, luce blu. Ma sono scordato. So, Scusa, so un po' tecnologico sì. perfetto. È la sta roba, Alex. E pure voglio mettere un così. Ma è una bomba, eh. La faccio Io dove? ce l'ho, ma con, con i diavoletti. Quindi no. di no. colore non cambia. Ah, però figo. No. Ma io ti voglio chiedere, nel mondo di YouTube, no, quanto, quanto è fondamentale avere un management, secondo te? Assolutamente zero. Zero. Perché la maggior parte delle... No, te lo dico per esperienza, nel senso che io ho avuto due management in vita mia, non e facevi, ad oggi Io mi ricordo però... che facevi pure gli eventi, però. Ho fatto un sacco di eventi. allora, se fa... allora Per tante cose all'inizio mi hanno dato, veramente, come ti dicevo, li ringrazio un sacco per avermi dato l'opportunità di credere nel progetto YouTube quindi grazie a loro ho scritto il primo libro, il secondo libro con un'altra agenzia e fatto soprattutto gli eventi in tutta Italia che non solo è stata un'entrata economica importante ma è stato anche il fatto di farmi conoscere di più da chi non mi conosceva perché questi vedevano al centro commerciale, sto ragazzino, dicevano che sì, cazzo è e venivano poi da lì a, sui miei social network però ad oggi ti dico io ho 30 anni, lavoro con degli amici che mi supportano cioè ho delle, con diverse agenzie ma senza contratto perché sanno che io sono un professionista quindi se tu mi dici che devo fare faccio A++++ il sì. e, e lavoro al doppio. Perché la cosa che posso consigliare a tutti: non so se c'è qualcuno che volesse un giorno: no, magari o youtuber o streamer, youtuber streamer, è eh, di non firmare mai esclusive con nessuno. Perché la maggior parte degli indotto, delle mail dei lavori vengono dalle mail indotto. Quindi scrivono a David, scrivono a De Carli: gli dicono: oh, regà! Eh, vogliamo De Carli. Vabbè. Chiudo io il contratto, firmo il contratto, io faccio il video, monto il video, decido quando farlo, come farlo, eh? e questi servono al 30% per, firma, per rispondere a mail. No. Poi, ci sono ovviamente anche altri manager, insomma, personaggi che sicuramente sono stati bravi a prendere, perché è facile lavorare sul web se tu hai determinati numeri, certo. perché tutti quanti possiamo lavorare sul web. Io immagino gente che sta su TikTok a manetta che guadagna un sacco di soldi perché gli arrivano tanti lavori di indotto, cioè ci avranno migliaia di marche che gli scrivono tutti i giorni. Quindi che succede? Morale della favola, un manager secondo me deve apportarti un plus. Se io guadagno 100, tu mi devi far guadagnare 200, se vuoi il 30%. Su 1000 euro il 30%, su 300 euro. Lei faceva il 50% e il 60% dei tassi, sei rimasto con 100 euro. Capito? Ah, beh, che... eh, quello pure è vero. Quindi, una persona innanzitutto non deve assolutamente eh, firmare i contratti d'esclusiva a meno che non ci sia un guadagno assicurato. Se io firmo con te, che sei il mio manager, voglio che almeno mi dici: Guarda, tu stanno guadagni 50k solo grazie a me. Sì, ma infatti io faccio così: io ho ricevuto tre contratti adesso da tre diverse eh, agenzie e io gli dico: Guarda, tu mi devi dare una sicurezza: quanto guadagno quest'anno? Se tu e... mi dici che guadagno più di quello che mi ha fatto guadagnare a quello, io te firmo a te. Allora. Totalmente. è questo quello che deve fare, però te lo devono assicurare. Certo. Poi qualora l'esclusiva come se io ho parlato tanto spesso con Claudio Cecchetto, no? il re dei manager, dei, 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 insomma, dei manager degli, degli artisti italiani, e lui mi ha sempre detto: pure una cosa che poi mi hanno confermato altre persone. L'esclusiva si paga se tu vuoi l'esclusiva di una volta volevi l'esclusiva di Vasco Rossi e tu ti dà 10 milioni di euro. Certo. Poi ne guadagnavi 30 perché Vasco Rossi ti faceva top, certo. capito, dei de soldi all'anno. Però mi devi confermare sta roba, ma soprattutto devi darmi la sicurezza che tu stai comprando la mia persona, i miei contenuti, la mia arte, qualora fossi un artista, capito? Tu stai comprando perché io devo firmare e chiudermi con te. Allora, io lavoro con 20 agenzie che mi fanno guadagnare 10K a testa. Poi si prendono il 20%, il 30, il 15, il 10%. Però è eh, almeno io non mi preoccupo di altre cose. Ah, e poi c'è un grosso problema. Tanti manager si sono fatti eh, terra bruciata intorno. E quindi tante agenzie di comunicazione, tanti brand non ci vogliono lavorare e tu sei penalizzato, come è successo a me. Quindi tu ci hai avuto grossi problemi. Grossissimi, di... ma guarda, 50.000 problemi. Però, però, eh, voci, di corridoio, voci di corridoio, io parlo per voci di corridoio. No, eh, pensi solo ai soldi, ma è normale che se devo firmare esclusiva, raga, non è che bollette pago con l'aria per cortesia. Io di... per, me soldi, per me i soldi nella vita sono fondamentali. Ma che certo, non stiamo di pagà, vedendo il periodo storico adesso ma perché? perché poi arrivi a ad essere grande a capire che non è che esordi tu ti compri la macchinona, tu quei soldi ci devi campare certo. è meglio vive che sopravvivere ma certo, è quello... ma io quello che dico sempre quando mi dicono eh: ma rubi i money grabber, eh, ma io devo, cioè, devo lavorare nel senso che devo pagare le cose gli devo dare una magna pura al cane devo, devo, certo. devo pagare tutto cioè non è che... la vita è cara, eh, raga, la vita è cara Mo stamo, che bello sta a casa dei mamma e papà, ci mancherebbe però Allo stesso tempo ti te dico: la vita è cara, ragazzi. Se vuoi fare una casa, quanto costa l'assicurazione della macchina? La benzina? Oh, i sordi fanno piacere a tutti quanti. E poi c'è da sempre levare il 60% delle tasse perché l'Italia è il paese più tassato d'Europa. Quindi ma Infatti, io me ne vado a Malta tutta la vita, <ride> Malta. io sono in Spagna quindi figurati. Eh, ma come ti trovi? Cioè, Tu sei passato da Civitavecchia in Spagna, no? Da Civitavecchia a Milano ah, io Civitavecchia a Milano a da Milano. Dopodiché ho vissuto appunto questi sei anni a Milano, che sono stati lavorativamente parlando molto costruttivi mm. e distruttivi per altre cose. E da un giorno all'altro io sono venuto qua perché ho girato una serie TV per Mediaset che sta andando in onda, che è Tunes per bambini. Mm. E sono stato qua tre mesi, penso a Malta. Ho conosciuto la mia attuale fidanzata con la quale sto da tre anni. Oh. Tre settimane prima di venire qua ci siamo rivisti poi a Valencia. Io e lei a Malta le faccio, ma di dove sei? Di Valencia. Faccio, come di Valencia? Io tra tre settimane sto lì tre mesi e niente. Quindi un po' l'amore, eh, un po' il fatto appunto che in Spagna mi piacesse molto la gente, molto aperti, molto simpatici, pochi tabù, Beh. la vita è molto più economica che è fondamentale eh, e quindi io, da un giorno all'altro ho detto sai che ti dico voglio fan voglio provare a investire quei soldi che mi sono messo da parte. Prende un po' di spagna e prova a fare qualcosa Poi non ho fatto un cazzo perché c'è stato il covid Quindi mi sono preso un po' undercut però, però adesso eh, però. stanno uscendo fuori Piano piano, quindi possiamo dire che ti piacciono le spagnole Eh pure troppo Quattro relazioni due spagnole vedi? Quindi ci sarà stato un collegamento sì. Vabbè sì certo Anche io con le spagnole In Tutti i sensi mi piacciono <ride> no, Vabbè per dire Per dire per dire, che è Bicio sei proprio addormentato? Sì, sì, sei il gatto da guardia, raga. Non ci vuoi il nome spagnolo, perché appunto quando ho preso il gatto stavo con questa ragazza spagnola e eh, abbiamo chiamato Bicello Bicio. No, eh, no non lo sapevo, non lo sapevo sta cosa. Perché Bicio in spagnolo è insetto, ma in realtà quando tu lo dici ai bambini dici su un Bicio, è come dire a un bambino sei una peste, in senso sì. carino, carignoso. Ma te volevo dire, però tu studiando teatro... Hai avuto un'esperienza cinematografica famosissima, sì. anche se voci di corridoio dicono che non sei stato proprio soddisfatto al 100%. Voci di corridoio no, ci sono rimasto un po' male perché ero l'unico che aveva studiato nove anni recitazione, che era il suo sogno quello di fare un film a 25 anni, 24 quindi già grandicello. Mi sono ritrovato a fare 30, un minuto e mezzo in un film. hai fatto un po' una parte del me. Eh, scusa, se è stato, che... stato No, 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 ma io sono il primo che lo dice. È stata l'esperienza più bella della mia vita perché ho confermato che quello prima o poi sarà il mestiere che vorrò fare in vita mia. Però, allo stesso tempo, te dico, io sono stato pure l'unico stronzo che si è fatto 30, 30 cinema, andò a sponsorizzare tutto Gratis! Io ho preso 1500 euro per fare tutta un'operazione del genere, ne devo più a 30.000, eh? Ma Almeno, devo più alla percentuale delle vendite. È stato Game Therapy. È stata un'esperienza meravigliosa perché l'ho condivisa con colleghi come J, Clapis, Zoda, e sicuramente con la, con, insomma, con la Lucky Red, tutte le persone che hanno prodotto il film, il regista. Tutto è stata un'esperienza bellissima. Ma con il retrogusto, che poi è stato un po' come si dice, demoralizzante. Cioè, quando ti hanno fatto vedere il, il, tu, il, il tuo ruolo, cosa hai pensato? Cioè, la prima propria. appena visto. No, è stato. vabbè, è, è la prima opportunità che mi danno, la prendo al volo, a prescindere da. da non sapevo come andasse il progetto, poi non è che sia andato tutto questo. Che ne hanno parlato tantissimo, però a me non mi ha portato niente, mm. capito? Perché infatti, tantissimi si sono lamentati hanno fatto video tutti quanti. Contro principalmente Game Therem, ma perché è stata un po' un'esperienza sbagliata, perché hanno fatto un film. È come posso dirle sta roba? Tipo, hanno fatto vedere che ci avevano il cazzo grosso, ma che poi venivano in un secondo, in tre secondi, duravano. Eh. È stata un po' quella lì. Ti faccio vedere che metto gli effetti speciali, faccio questo, te porto oh, in Marocco. Eh. Se devi fare un film con gli youtubers, devi fare una commedia rosa. Devi Io... fare un film dove. Come eh, commedia ro rosa, tipo qualcosa che si svolga nelle scuole, amori. Capito? Devi fare una cosa, del genere. poi fai i supereroi dei, dei videogiochi. Ma chi sei? Vabbè, però ci potrebbe stare, sta. magari. Ma ricorda che è Made in Italy, zio. Cioè, sì, ancora non erano i tempi dei de Gigrobot. De capito? Non erano i tempi, quei tempi in cui Netflix ci dava l'opportunità, appunto, di credere in un cinema moderno, nuovo, con effetti speciali come tantissimi attori. Eh, che adesso stanno spopolando anche eh, ad Hollywood capito? quindi non erano ancora quei tempi, purtroppo ti posso chiedere una cosa però allora tu c'hai un canale eh, un canale di youtube di sì. 900.000 iscritti attualmente eh. ma sto milione secondo me sono tutti morti, quindi è come se ce ne avessi 20.000 ma sto milione, ma volevo raggiungere sto milione guarda, è, una dei, è uno dei tasti dolenti Penso che io sia stato uno dei primi a ricevere il tastone d'argento. Ah, quello vecchio, di me lo ricordo. I 100.000 che ti dicevano poi, ce l'ho appeso in camera, in casa, in, in salone. E mi è dispiaciuto sempre un sacco il fatto di non aver raggiunto sto milione. Ma proprio un dente cariato che non mi riesco a levare Ci ho riprovato l'anno scorso, facevo tre video a settimana, però sì, a 30 anni, dopo 15 anni che fai YouTube, non hai mai avuto nessuno che ti ha aiutato col montaggio video e tutto quanto. Sei stanco, zi. poi finisci pure le idee. Poi diventi grandi oltre al fatto che devo leggere i video scherzoso, simpatico, il castoro, poi cresci. Quindi deve crescere anche la tua figura, e eh? posso fare castoro tutta la vita. Sarò sempre castoro dentro. Però uno deve evolversi, che è fondamentale, perché se poi tu dal, dal, we dal web vuoi fare il salto eh, alla televisione, al cinema, devi Noi siamo etichettati come quelli di uomini e donne. Uno perché okay. ci sono stati un sacco di personaggi che hanno rovinato il mondo del doppiaggio, hanno preso questi qua perché vabbè c'è un milione e mezzo di followers, sei perfetto allora può doppiare un film, no frate no, okay. non puoi recitare okay. se non hai studiato recitazione, grazie. poi ce lo fai dentro, cioè capito è una cosa un po' particolare, io sono un po' geloso sono youtuber, un po' geloso del, del resto che circonda questo mestiere comunque ringrazio McBacon che mi ha donato 3,40 euro grazie Vanino eh, a proposito di donazioni, ma tu ci hai avuto un culo come una capanna. Dillo te perché io mi sogno. Guarda, allora Potesse morire per gatto un braccio adesso. Però me no. sabato scorso quindi nove giorni fa, è arrivato un austriaco che mi ha donato in diretta 3.000 euro su Paypal e 200 sub zio. Io penso che in Twitch Italia sia mai successa una cosa del genere. Io sto qua da tre mesi, eh? Su Twitch 3.000 euro? No, però a me hanno donato 1.000 euro e mi sono sentito male. C'è pure, pure il video su YouTube che stavo tipo oh, tutto. Beh. Eh, lo devo, io, lo devo fare pure io perché la gente mi ha stacchiato e lo, stacchia, lo montava sempre. al disco, fratè, cioè ma totale, 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 sì, ricic ric dicono riciclaggio di denaro, spero che venga a riciclare ancora <ride> <la parte ride> No, il no, no, società, no, 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 no. No. no vabbè però regà 3.000 euro, ne dico ferma, Devo, io, e ma io... alla fine erano 4000, 4000 euro, euro. sono 1000 euro, porca miseria, ma guarda a me l'unica, io poi a me mi donano, io ho dei ragazzi che mi donano tantissimo, cioè ho tipo Elo. Che ieri per esempio mi ha donato 40 euro Poi c'ho Gigina che me ne ha donati 50 Perché gli mando il mio calendario nudo Ogni volta Il ah, sì, eh, fisico da paninaro Però eh, funziona capito? Poi ci stanno Oddio mi è apparsa una cosa Poi ci stanno tante tante persone che mi hanno aiutato parecchio Il canale e io sono molto soddisfatto ma le donazioni pensa più grosse che mi hanno fatto sono state eh, 1000 euro sto ragazzo della dabista che ringrazierò sempre. Che mi ha aiutato pure a fare tutto lo studio. E Fedez, che poi mi ha donato tipo 500 euro. È venuto, <ride> ho detto, grazie. Eh, sono rimasto <ride> un, attimo, un attimo interdetto. Non sapevo che dire. Poi ci sono stati 100, 200. Cioè. Ma guarda, che se, io dico sempre una cosa, neuro a testa, se a me mi donassero su Instagram, neuro a testa, c'era il milione e mezzo sul conto, fratello. Che miseria. Neuro a testa, eh. Neuro a testa. Oh, neuro a testa c'è. No, però. Grazie per 100, Gambero. E eh, poi, per come euro. me che per darti 100 bit, devono spacciare le no? caramelle fuori dall'account. Il dalle... socio, Gambero. Sempre scuole. a farmi banna Gambero. E... Però, però, ti faccio una domanda che mi hanno chiesto in parecchi. E... Io eh, ti ho visto per la prima volta, Leo. ti dico la verità, con sì, i sì, fan Sì. i sì. anonimi. Però poi a un certo punto, no. C cioè, cioè è proprio. Tasto dolente, Leo? No, no, no. no okay. Non è un Tasto dolente. Ci siamo. Diciamo che. Quando. Eh... Cioè, non ho io visto so. più insieme. Io ho seguito tutta la cosa. Sono venuto pure in evento una volta. Mi ho fregato di stare ragazzino. anonimi. Eh, sì, vabbè, no, ti... perché mi ha detto: Ma tieni, io la tengo poi è sparito. Ma Shotenuta io. Eh, allora te la regalata. Dai, vabbè, diciamo... diciamo che come si dice: eh, Ci siamo divisi perché loro avevano degli ideali completamente diversi da quelli che ho io. Nel senso che ehm... Rubino e Sceli Io, che piovono io ho iniziato a fare video con loro. Arabi. Perché ci siamo conosciuti una volta in evento, ci siamo stati. Io li ho adorati Sono stati una parte molto importante della mia vita. Però, da un momento all'altro, io ho iniziato ad avere un, un po' di successo nel 2013-12, quindi un po' più di loro. E si vede che dentro di loro è scattato. Tramite una battutina di qua e una battutina giorno in cui mi hanno detto: dopo un anno che andava avanti sta roba, mi dissero in macchina: abbiamo visto che in pensavamo recitassi peggio. Insomma, io dico, che, qual è la, il senso di questo commento? E ci rimasi molto male appunto per il fatto che. Sai, io penso che in un'amicizia il supporto deve esserci nei momenti anche peggiori, soprattutto nei momenti peggiori, e non mi permetterei mai di dire, amico mio, o oh, ho recitato del merda, o oh, oh, pensavo che recitassi peggio. È stato un momento de-rosic, totale, ma perché poi me l'hanno confermato anche per altre persone. Io dico, io, gente, così nella vita mia, non la voglio. Io voglio gente che pure se faccia una stronzata brutta, me devono di cazzo è bello, zio se vedete che non è andato bene è per colpa di Instagram. Poi, premetto, le critiche, le critiche costruttive sono fondamentali nella vita, come gli schiaffi, quelli lì che danno per far capire come funzionano le cose. Mm. Però eh, c'era rimasto molto male e da lì decisi di allontanarli un po' perché erano... Io sono una persona che purtroppo arriva, arriva a un momento della sua vita che, eh, come si dice, rimurgina, poi il fatto... Io come se tu mi, di, mi insultassi per anno intero e poi scoppio tutto insieme senza dirti oh guarda che questo mi dà questo difettaccio. quindi morale da favore ci rimasi malissimo mi no, è, 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 arrivato, è arrivato il salto diretta aperta sto leggendo la chat e, e quindi è successo cioè appena battuto diciamo che non è proprio stata una battuta no, è, è stata anche un insieme. un insieme di cose okay. Okay. Il, il fatto del libro insomma sono state un sacco di cose che mi hanno fatto rimanere male perché io li stimavo cioè, veramente li portavano in altissimo a loro. E poi è successo che, appunto, le strade nella, nella vita delle persone si dividono, con fidanzati, amici, tutti quanti i rapporti. Prima o poi, magari, non prima o poi, tanti rapporti. La maggior parte nella nostra vita si terminano, ma come è giusto che sia, ci ma accompagnano siete, per mano. sentiti zero totale? No. Eravamo ribeccati una sera in un locale, ci siamo salutati, abbiamo chiacchierato un po'. Poi basta, non abbiamo mai avuto più contatti, tipo due anni dopo, un anno dopo. Ma tu di dico... allora io nella mia testa ho un gruppo no, che ricordavo che c'era eh, Leo De Carli, Fancazzisti. Eh, Richard H esatto. E, um... Oddio, mi viene il nome del di... Aspetta, Roberto, Rob Forchetta? Rob Forchetta. E um... l'altra che dice. Ah, ragazza. Eh, eh, sì, oddio. Non è... Frafrog. Frafrog, okay. eh. Ho avuto tipo un, uh, un... Non, non mi ricordo un cazzo, vabbè, in poche parole. Allora, allora per esempio, i fancazzisti adesso non ci sono più. Ehm, Rob Forchetta pure non l'ho più visto. Ehm, cioè, no, l'ho visto in una fiera. Manco mi ricordo. Credo che abbiano un'agenzia di comunicazione a Milano. Ah, sì, vabbè. oddio, sai, me lo disse Simone, Mi sa, un giorno. Mi sa di sì, non mi ricordo. Ehm, secondo te, perché tu... Richard e Fraffrog siete andati avanti mentre gli altri la maggior parte hanno mollato quelli magari da un po' da vecchia guardia ma e allora il vostro gruppo diciamo ma il web è sempre stato un momento come dicevamo all'inizio se non ti evolvi non vai da nessuna parte io pure ho avuto un periodo in cui purtroppo insomma sono calato tantissimo perché quando finisce la fantasia poi magari ti possono succedere cose che ti portano a stare lontano dai social perché che puoi essere sempre schiavo dei social a me sui social non mi piace piangere, mi piace far divertire la gente perché voglio essere una distrazione, soprattutto in un periodo de merda come in questa, come si dice, in questa situazione. E diciamo che poi le persone, appunto, vengono un po' affossate anche soprattutto dal proprio modo di vedere le cose. se Sai che non ti puoi reinventare, non ti reinventi e poi la gente cambia, i ragazzini crescono. Certo. E quindi devi o prendere il pubblico nuovo o accompagnare le persone che ti hanno sempre seguito, fidelizzarle, perché tu gli devi dare sempre qualcosa in più alle persone, ma soprattutto farle affezionare a te. Certo, per stimolarle a seguirti ancora. Esatto, esatto. Il segreto secondo me del successo, tra virgolette, dei social network è soprattutto essere sempre se stessi, perché le persone, come ti incontrano per strada, poi ti devono vedere sui social. Ah, io bene. sono trasparente, io sono così, poi tu mi hai pure conosciuto ti... eh, oh, al... Io mi ricordo che un giorno ho detto, ragà, stavo tra un po' di youtuber ma io voglio conoscere Carli. Ma perché? Non lo so, voglio conoscere Carli. Lo seguo da tanto, voglio conoscere Carli. No vabbè. Vale no, vabbè, poi pure per bicio, eh, bicio troppo forte. Io mi devo tutte le storie sto sta bicio. Ma. Herbicelle. È forte, è forte. Ma comunque, grazie, Rick per il sub. Ma mi domandano, ma la vera domanda dove è finita la Squina Nananes che ma ricordano no? ricordi? La Squina Nanana. Quello Simone era stato un genio. Sì, genio. Stato... Cioè Simone è sempre stato un genio. E, mm. e sta roba della Squina nana, se non ho la più pallida idea. Pensa l'altro giorno mi è riuscita fuori tra gli, amici, tra gli amici, consigliati di, di Facebook. Mazzate. Ho detto "Ma pazza teo". Oh. Però lei vive in Brasile, quindi deduco che stia là facendo le cose sue. Geniale comunque. Sì, che poi c'è stato il matrimonio, ovvio. È troppo forte. La web show World a Napoli è stato bellissima, zio, bellissimo. Adesso ti voglio fare una domanda. Mm, tu, come abbiamo già detto tutti quanti, sei partito tanti anni fa. Secondo te, con il tempo, soprattutto vedendo i fenomeni che ci sono, che ci sono adesso, fenomeni. Come è cambiato il web? Come si è evoluto? Ma allora, sicuramente quando ho iniziato io. Le, il web. Era molto difficile parlare di YouTubers. Che cazzo erano YouTuber nel 2012? E il coglione che faceva i video su internet, ma chi sei? Ad oggi è cambiato perché tutti quanti abbiamo a portata di mano i social network. Basta che tu pensi che mo Facebook ce l'hanno mia madre e mio padre. Mi madre e mio padre, fissatissimi con Facebook. Capito? Una volta, dieci anni fa, ma che era per già per noi? Che cosa era? Come la stessa cosa, YouTube. Ad oggi è diventato un po' come. Si è un po' sdoganato perché abbiamo iniziato a fare TV. Abbiamo iniziato a fare radio, abbiamo iniziato, siamo, siamo diventa, ci siamo un po' uniti con la televisione. Quindi la cosa che sicuramente è cambiata ad oggi è che tutti quanti, a parte che tutti quanti vogliono sta fama del web che è molto facile acquisire. Tut secondo me su TikTok è molto facile, eh. però su nel bene, no, eh. e su Twitch ancora di meno. Esatto, però su TikTok ha dato l'opportunità alle persone, ma anche Instagram di diventare, come si dice, delle persone popolari, perché la popolarità piace a tutti quanti. A me certo, la gente mi dice. Certo. no sono stanco, mi fermano a fare le foto. Ma vaffanculo, rusicherai il giorno in cui ti chiederanno più queste foto. Sì, ma mi ricordo... Quindi... Io eh, lo so, ne ricordo pure io. Un sacco di cose mm. molto brutte e particolari. Quindi, secondo me, il problema è che purtroppo non... Come si dice? Non, è cambiato perché tutti quanti adesso vogliamo diventare famosi. Ci piace. Abbiamo l'opportunità di farlo. E quindi è cambiato che si è... Essendosi sdoganato è diventato più popolare. Una volta magari ho detto, io mi ricordo i tempi dei The Cane Sicco, uh. Viaggio. Zio, se io vorrei invitarti tutti per pe, fare l'intervista. Io, io la guarderò, eh, sicuramente. Ma zio. infatti adesso io mh, scriverò a Wilbush, ragazzi. E secondo me c'ha anche lui tante cose da raccontare, sono molto curioso. Sì, sì, super d'accordo. Guglielmo io ho iniziato a fare YouTube soprattutto per lui. Cioè, è stato proprio uno dei primi video virali che vidi, quello sui social network pure di Mattavo Cane Secco. Bei tempi la parodia è forte, cane secco! Molto forte, cane secco. geniale. E infatti, Slim Dogs. la stream dox che è appunto una produzione video che è fortissima. No, 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 sì, sì, c'è sta, sta. Sono molto, molto forti. Eh, ho conosciuto pure Claudio Di Biagio un evento. Io, bravissimo, eh, bella persona. È stato molto gentile molto gentile siamo andati a pranzo fuori poi super disponibile divertente e... rubino quanti agganci hai ecco, io conosco io parlo io diffondo cioè perché sono molto tranquillo ragazzi <ride> gente cioè pure con Leo. ho detto Leo vieni c'è una cosa molto tranquilla e... è così che si dovrebbe vivere il web il... E poi ci stanno. Guarda, a me mi è successa una cosa. Mo da racconto, raga, Non so se ve l'ho raccontata. Gianciata. Stiamo al uh, Romix, tu ricordi il Romix, Sì. Siamo al Romix. Io vado. C'è stato un TikToker che eh, io volevo chiedere una cosa, no? Allora vado da questo, gli faccio: Senti, scusa, sì, sì, dammi un foglio che ti faccio un autografo. No. Vatt ma vattene a fanculo. Io ho detto così, azzi, ma vattene a fanculo, oh, no, ho tavo riconosciuto. No, vabbè, hai cioè, capito come. Mm, che cosa ne pensi di TikTok e dei TikToker? Allora, TikTok, soprattutto con gli ultimi fatti di cui non parleremo dell'ultima settimana. Sì, ma lo allora, eh, eh, Ne ho parlato in una live, io, eh? Ah, ok, vabbè, volevo solo accennarli. Ho fatto delle storie prima di parlare con te, perché stavo parlando con Servaggia Lucarelli, che sta appunto. Affrontando tantissimo questo discorso, io per quanto mo sembro un tristone del cazzo, però no, vabbè, il, web è, il web è un grosso potere, regà. E In mano ai ragazzini dei 10 anni è pericolosissimo perché emulano. Se io adesso mi metto a fare me, me una sigaretta, un cazzo non so, un foglio di carta, tu vedrai che di quei 400 persone, 500 persone che stanno in diretta, uno stronzo me imita. Sì, ma non è pure capito. colpa del social che diffonde una no, certa del genere, no? Ma non è colpa del social, è che i social non sono controllati. Cioè, a me, a me TikTok per esempio mi ha bannato un sacco dei video dove facevo finta di far botte con amici miei. Capito? Ma per, per, per la storia, tipo quando ti senti e stagniato, te sì, spieghi, sì. fa botte pure cagate, no? Eh. mi banano il video per violenze. Ma zio, ci stanno le ragazzini dei 10 anni che fanno, cioè il video che ha caricato oggi la Lucarelli, zio, se lo vedi tu dici ma questa ragazza ha 10 anni tu erca, mette il perizoma a prescindere da queste cose a parte che mi dissocio, ci dissociamo tutti sì. però più che altro non è il fatto della femminilità che non va esposta perché no, è a me mi piace vedere della vischella bella dei 20 anni, una trentenne figa mi piace vedere sta roba però poi arriva il momento in cui vedi queste ragazze e dici ma, ma i genitori dove cazzo stanno che poi il problema è quello. io ti racconto un aneddoto che fa molto sì. ridere, io sono il mio gioco preferito è GTA Marino ho iniziato ah, a GTA 1 ah, Ma mo, quando... eh, mo vengo pure io su GTRP mo vengo pure io non te preoccupa stradivertentissimo GTRP sì, sì. mi ha proprio dato la svolta alla vita e... mi ricordo io avevo GTA 3 scaricato ovviamente illegalmente, illegalmente non mi risparmio sul mi computer so... socio, ma... sto scherzando Leo erano sto scherzando l'avevo comprato a 25 euro e praticamente è successo che mia madre un giorno vide sto gioco che io me lavo a a una mezza strada Basta, prese il computer, mi fece resettare il computer e io, poi, ovviamente, riscarica... ricomprai, ricomprai il gioco. Ricomprai, ricomprai. Però dovevo nascondermi perché mia madre vide diestà roba Ma che cazzo, ma che gioco è che meni a una mezza è strada? È un gioco. Pensa adesso TikTok che magari i ragazzini emulano, ma anche secondo me anche, perché molti danno col la colpa al genitore, ma io ho detto anche ai ragazzi: a regà, non è che un genitore, po un genitore posta ogni minuto che ha la ragazzina, però se eh, la però... ragazzina parla con il cellulare. Io, no, però, domani. secondo me va, però va sempre controllata. Zio. Serve un momento in cui un modo, un'applicazione che dia l'opportunità di, eh, di, di, di avere appunto il back, backup del telefono di tuo figlio sul telefono. Comunque basterebbe anche soltanto far immettere un documento di identità per iscriversi su determinati social. Io farei anche un TikTok. Io ho detto in live: io farei un TikTok. Eh, Tipo un YouTube Kids, però un TikTok per certo, i bambini. E, e bambini che possono vedere solo determinati video. Come ha fatto YouTube, che ha fatto la legge Coppa, che è stato obbligato a sì, fare sì, la legge sì. Coppa per i ragazzini, perché sotto ai video magari dei miei contro te riuscivo a fare la pubblicità da, da Durex, capito? E, e zio, i ragazzini poi guardano, sono delle spugne, rubano tutti quanti, certo. rubano tutto quanto. E purtroppo è... è una grave falla. questa, è un casino. È problematica, è problematica perché appunto poi succedono queste cose e fino a quando non capisco perché tutte le volte che succede qualcosa del genere. Bisogna arrivare all'estremo proprio all al... al fatto estremo, capito? Alla... Al suicidio, capito? Una cosa del genere. La ragazzina che muore, capito? Non bisogna arrivare a sta roba, sono cose che si potrebbero tranquillamente filtrare, pulire, evitare, e il problema è che non gli frega un cazzo, non c'è controllo ma soprattutto i genitori che gli mettono in mano questi telefoni ai ragazzini, io, io ho un sacco di amici che sono papà e mamme, mm. che a 30 anni già ci hanno avuto i figli, io invece mi sono preso un morgatto, però vabbè, lo eh, preserchiamo, quindi che te lo dico eh, sto vabbè, a stessa perché, barca. Eh, e sto da Dio, però dico appunto la, la cosa brutta è il fatto che tu vedi questi ragazzini nei ristoranti con questo telefono in mano così, a parte che gli daranno un sacco dei problemi alla vista perché zio, io ho perso due gradi e mezzo per giocare a World of Warcraft nel 2005. Mazz ho comprato, ovviamente quello. Comprato, comprato. Con lo schermo davanti, così ho perso, sono diventato miope. E beh, tu pensi che sti ragazzini non diventano, come si dice, non diventano scemi, dei cyborg beh, per Però, però, in tanti, tanti, influencer vanno avanti pure coi bambini, dobbiamo dire. Eh? Ma è giusto che sia cioè, così pure, perché Come cerchi magari un gruppo. Eh, però. Magari pure tu c'avevi un, 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 un pubblico piccolo prima, no? Assolutamente, ma una volta non pensavamo che i social fossero così pericolosi, eh? Cioè, l'unica cosa è questa qua. Secondo me siamo arrivati in un periodo storico che per far parlare di sé bisogna fare sempre qualcosa di sgravato, è Estremo. vero. Esatto, siamo arrivati... Invece una volta, raga, bastava farite, tu cazzate. Invece ormai sì. per far parlare di te, specialmente i rap, eh? Eh. fanno cose estreme, assurde. Però. Boh. Oppure fanno finta. Ormai io, siamo io. arrivati in qua cosa tipo Maluma. Faceva finta di shirt umore. Sì, che vabbè. Vabbè, perché, vabbè, ma Dio, gente che una volta mi era successo nel 2014. Questa ragazzina voleva, fa... voleva fa... incontrarmi. Eh, perché stava male, che aveva un cancro e eh, niente. Ma da favola. Io poi mi sono sempre informato perché insomma è stato scemo. Io sempre super disponibile perché per me è un piacere poter fare queste cose non era vero, era una stronzata Voleva attirare l'attenzione mia con sta roba infatti poi feci un macello, nel 2013 è successo è un po' triste sta roba eh ma purtroppo succede, pure a me è capitato Guarda. Ehm, parecchi ragazzetti che mi fanno, ah Rubì io mi devo operare ho due giorni di vita perché poi lì per lì non capisci se è una cosa vera come fai a capire se è una cosa vera o una cosa farsa cioè tu stai, sei disponibile ma dopo un po' che lo fanno tu non ci credi più e nel momento esatto. in cui è una cosa vera Dici, porca miseria, no? È un esempio, è eh, Antonio, un esempio. Di giorni di vita, però è successo che magari io ho incontrato una ragazzetta che stava veramente male, l'ho allora, mm. vista proprio avanti, ma ha fatto piacere, gli ha fatto piacere pure a lei incontrarmi, pure io sono una cifra disponibile. Sì, è ma bisogna essere così, zio, perché regalare una giornata diversa, un'ora di dieci minuti diversa a qualcuno ci vuole poco. Io, e... molto spesso, di Natali, quando ancora stavo in Italia, andavo al Bambino Gesù. Perché c'è mia zia che lavora al Bambin Gesù di Santa Marinella, andavo lì a fare... mia madre pure lavora al Bambin Gesù, eh? A Santa Marinella? No, a, a Roma. A Roma, Roma. prima stava a Palidoro. Mia zia lavorava lì e tutti gli anni andavo lì a fare... Quello che sto a fare con te una chiacchierata con i ragazzi, i bambini che mi conoscevano. Soprattutto c'era un sacco di, bambini, di ragazzi 14 anni, capito che purtroppo c'erano un sacco dei problemi. E a me che mi costava, stavo a cilecchia avevo la macchina, a quarto d'ora stavo lì. Sì, sì, e ma dipende, sempre, dipende sempre come sei dei carattere. Io, per esempio, conoscevo certi youtuber eh, che abbiamo in comune come in conoscenza, magari. Che andavano in giro. Regalo, no, un passo qui, se no mi fanno una foto. Ma un sì, culo, sì, sì. ma rompi i coglioni. Sì, li conosco, li conosco. No, Russian. Grazie, russia Non posso venirti a prendere e No, comunque, purtroppo, ragazzi, ce stanno certi che sono allucinanti. Io lo dico sempre: Oppure, guarda, mi è capitato in un romix lei, che c'è stato questo youtuber che mo non fa più YouTube. Fa, mamma mia, che palle! Ho oh, questi ragazzini, ma li mortacci tua? Sguadagni i so. loro? <ride> asci tua, io ti giuro, stavo lì lì per dire: mo te in... No, non lo posso dire live.' Eh, però sì, mi sono fa nervosito parecchio, si. <coughs> sì. Super d'accordo, ne conosco tanti pure io, belli alti, che purtroppo si comportano così, in orta, a tal punto che io gli ho detto oh, vabbè, ma guarda che se ci stavano loro non facevi incazzo cazzo a hai fatto una dedica e glielo un secondo un ragazzino. Sì, 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 vabbè, facciamo una foto, vieni, facciamo una foto. Vabbè. Eh, che... sì, so, po io ho, vinto, ho visto pure gente che strappava i cartelloni, Butta i rega... Cioè, sì, quello... c'erano pure i io... video. Sì, ma io, io stavo tutto nervosito, mi ricordo che ho visto un evento che questa ragazzetta... Regalò una, una cosetta tipo di cristallo a sto youtuber. E lui. Oddio. Aspetta, so le camera, eh, che sta telecamera è arrivata all'inferno. Regà. Donatemi 1500 euro. Devo comprare, cosa no, no non è vero. Se... Su so e che telecamera c'è? L'alfa 4400 nuova, comprata tre mesi fa. ma la so, sto compra pure io. Eh, ma si in scarica. Ma dice che si scalda. Vabbè blackout. Però mo de no, adesso cambierò sicuramente telecamera da comprare. Spenderò un po' di soldi, scalda e mi si spegne, zio, non lo so perché. Ma ce l'hai attaccata che la batteria quella? Guarda, no, se mese... l'ho attaccato, io ce l'ho attaccato con la batteria normale, quella che sta dentro. Ah. E quindi Ah, capito? ho capito, ho capito. E eh, no, ci cioè devi mettere la batteria quella che si carica, che la tieni in carica, no? Sì. O quella, sì. o quello. Magari è quello, eh. No, ma cioè, ce l'ho attaccato col cavo, però... mi sa che devo cambiare batteria perché secondo me è già è morta. Poi ho fatto 48 ore di live questo fine settimana, quindi è arrivata all'inferno. No, la non la comprerò mai più questa telecamera. Passo, allora... Spenderò più soldi e passerò alla telecamera successiva. Ciao a tutti, porca troia. Eh, no, infatti dicevo... Buh. Pensavo che era una telecamera un po' vecchia, però si vede benissimo. Quindi... No, no, l'ho eh, comprata tre mesi fa, anzi, sì, incredibile. Vabbè. Appunto, però tu calcola che ti stavo raccontando eh, praticamente sta ragazzina stava a fare sto regalo a sto youtuber che non farò il nome se no mi tocca ridicarci cioè, no un no, no no e gli, gli diede questa cosa quello che, che fece sto youtuber presa no. ha lasciato là a fine di vento se n'è andata ha lasciato là ho visto questa ragazzina che stava a piangere Ma so, poi io ero ancora piccolo io avevo tipo 15.000 iscritti ma la so presa io, ho detto, non te preoccupare un giorno. Quan, quando crescerò, sarai orgogliosa di me. mi si è messa a ride, siamo fatti la foto e mi sono nato. Cioè, stanno Beh, certi sì. che sono tremendi, raga. Tremendi, ho visto sì, sì, delle sì, cose sì. allucinanti io. Che poi se la squattano, panico, sì. Ah no, ma zio, ma tu sai che devono devo ricordarsi che il web è un fuoco di paglia. Ma te lo assicuro proprio, cioè, è proprio un fuoco di paglia. Senza ci stai, domani non lo sai. Eh, capito, devi sempre rinnovare. Ma a proposito di questo, qual è stato il tuo momento più buio? Bah, sicuramente quando ho avuto questi problemi a livello lavorativo è stato il 2016, è stato un anno orribile. Proprio brutto, brutto, brutto. Passato un anno in depressione, non mi vergogno a dirlo, è stato l'anno veramente più scuro e tragico della mia vita. Quindi, perché? Perché quando tu credi in sacco nelle persone e poi ti mettono davvero di fronte a, a dei mostri giganti che tu a 24 anni non sai come affrontare, ti trovi in una situazione orribile. Quindi è stato assolutamente quello lì, il momento più buio. Il 2016 è stato l'anno che ho voluto dimenticare. E come ha affrontato il tutto? beh l'ho affrontato perché avevo un sacco di forze e di voglia di riscattarmi e quindi mi sono rimesso mi sono rimboccato le maniche, c'avevo delle persone come per esempio la mia famiglia molto vicina e, e quindi è stata sicuramente fondamentale per me questa situazione di avere per le persone giuste vicine al momento sbagliato, ecco ce sta, ce sta quando c'è la famiglia, io ho una bellissima famiglia, eh, infatti ogni volta, io pure ho vissuto un momento buio totale Guarda, il momento più buio è quando davvero so. Ho fatto il passaggio da YouTube a Twitch eh? e ho detto: Cazzo, mi seguiranno qualche persona? E vedevo che c'ho 10 persone, inizio 40. Eh, io ho fatto tre mesi così, le 40 persone in diretta. Io dico: Ma che cazzo, ma com'è possibile? cioè, sono passato adesso da YouTube a Twitch. Poi, piano piano, piano piano, piano piano, 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 sto crescendo sempre di più. Eh, sono molto contento ci cioè, vuole un sacco di costanza tantissima sì, io, io ormai sono un cyborg Leo io so proprio è agente come lo te sa. so come te eh, però finito eh, secondo te eh, adesso attualmente il tuo quali sono i tuoi progetti no secondo te volevo dire quali sono i tuoi progetti futuri allora sicuramente mi sto divertendo un sacco qua su Twitch c ho avuto la mia rinascita perché fai conto che l'ho aperto ufficialmente sei anni fa. Non ho mai fatto una diretta. Avevo fatto un paio di dirette ad aprile dell'anno scorso, poi l'ho lasciato sta perché non pensavo che aveste tutta sta potenza. Da ottobre ho detto, sai che ti dico, ho comprato sta casa, ne sono fatto lo studio. Come dico io, ho fatto degli investimenti. Ho detto, sai che ti dico, solo con Roico, ho fatto radio cinque anni, mi piace. Portiamo, no. poi gioco ai videogiochi. Tante persone non sanno, che io sono malato dei videogiochi dal Nintendo NES. Quindi, Massa, non proprio. Un una vita, però, avendo avuto sempre un pubblico principalmente femminile, che fino a qualche anno fa ragazzi, le ragazze che giocavano ai videogiochi erano delle sfigate. Mo' so, delle fregne allucinanti, tutte fighe, e... sì. tutte fi tutte fighe zio, tutte fighe. Sì. E... e comunque, giocano un sacco di persone adesso ai videogiochi. Su Twitch, sto portando i videogiochi. E sicuramente, Twitch è un punto di riferimento per me molto importante. Infatti, vado in diretta, due work al giorno. Poi, qua ho creato una startup che si chiama Do It Up, che è un'app insomma di una lotteria. Oh. E che sta andando molto bene. Che in Italia non avrei potuto fare perché non è gioco d'azzardo, ma le, non puoi far vincere le cose alle persone, puoi solo regalarle. Sai, sta roba d'Italia? Sì, 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 sta sì, la sì. La su tutto, che sta andando molto bene. E adesso ripartiamo. Vabbè, tra qualche settimana perché a livello burocratico abbiamo dovuto sistemare delle cose. E, e poi mi piacerebbe un sacco aprire qua un negozio di abbigliamento e prendere un ristorante. E poi, ovviamente, c'è il eh, web, sta, mi piacerebbe un sacco ritornare a fare tv, soprattutto qua in Spagna. Quindi, un pochettino di cosine ce l'ho nel calderone, però tutto con calma, tutto che costanza su tutto quanto, crederci, eh, se poi non va avanti il prossimo progetto. Io ho aperto il mio brand eh. Sta andando pure un... Sta ah, sì. foto... andando pure un bel Ti invio una ferpa in Spagna Eh beh sì Però Io questa devi... è ferpa Che mi hanno mandato Dei fan miei Quindi figurati Però mi devi fare la foto Quella capito Quelle come fede. Quelle... quelle super sexy Bravo Però... bravo, eh, Quello da modello eh. Quello lì da, da youtuber maledetto Eh quello che mi fa ammazzare Io Io ti giuro Quando A me una cosa mi fa ridere Quando sti, sti ragazzi Sti belloni Proprio se mettono online, cominciano a... tipo a fare e camminate lente Sai quelle cose sì, io, io ho fatto uno così, però una volta solo perché poi sembravo ridicolo. Sì, <ride> però, però ero tutto vestito elegante. Ho fatto perché stavano al red carpet di Roma. Ho ah. detto, beh, una volta che mi c'è vesto, fammi fa una camminata lenta. Sì, sì, Funziona, bello. rimorchi una cifra, eh, bella. Eh, bella ah, quindi tu fa proprio tipo, io pure ogni tanto faccio le foto. Sì, sì, sì. L'occhiettino quello un po' più chiuso, capito? il sopracciglio un po' alzato, i tatuaggetti, ci sta, ci sta. Poi in spagnolo gli piace sta roba. Beh, spagnolo, io ho avuto anche esperienze voglio raccontare le esperienze con le spagnole, però sono delle, delle gran, belle ragazze. Sì, sono belle. Sì. Non che le italiane ci abbiano niente di meno, eh. Non lo so, certi. Io, per esempio, ho una ragazza qui eh, che fa la modella. In chat, eh. la modella dice come si chiama così? Alienate, sta qua, scritta adesso. Alienate. Ciao, alienate, moi, ciao. Devo provare la modella. Quindi, sì, io pure ho un sacco di ragazze. Ho sempre avuto un sacco di ragazze che. Che, che... L'ho sfruttato un sacco sta roba da essere youtuber Visto che prima chiedevano un chat Ma quanto sei bomba tanto, tanto Quando ho iniziato pure su youtube Tanto trombavo Avevo eh? proprio un porcellino d'India <ride> Mi dice pure che abbiamo abitato vicini Hai visto che sono ah, stronzo che? Ah no è vero me l'ha detto che avete abitato vicini Lo sai in privato ma... ma a Milano? No a Roma A Civita Vecchia. Non lo so da Civita vecchia, io ho visto la Roman ci ho visto domani. Mi ha scresso in privato. Civitavecchia, Abbiamo, Civitavecchia, io ho lì. abitato vicino. A Civita vecchia sì, a Civita vecchia, ma pensate, eh. Penso... ho perso l'occasione. Eh, oh, fa modella, <ride> allora io ho fatto. Ehm, Ammazza, eh, ho fatto su eh, Su Instagram uh, delle domande. Cioè, la prima domanda che mi è arrivata è il tuo rapporto con Omi? il mio? Eh. io lo amo Omi non mi risponde più al telefono, non so per quale motivo però io lo, lo adoro e, e lo adoro perché è vero, è matto vero e mi piace, io ho sempre voluto un sacco di bene secondo me è un Puoi genio di... genio, Omi è zio g... Omi sta avanti a tutti, frate, io mi ricordo scoprì Twitch per bene cioè diedi un po' più buttai un po' l'occhio su Twitch quando al compleanno di Rovazzi, lui era in diretta su Twitch Insomma, ma che cazzo fai con sto telefono, sto, sto coso per i selfie? No, no, sono in diretta su Twitch, ho carica batterie. Io guardavo lì la chat che scrivevo, e ho detto, porca troia, che gliarda sta roba. Eh, omi geniale. Eh, sì, lui è forte forte. Poi è simpatico, è tranquillo. No, Però è bravissima A volte non lo capisco perché, sai, quando lui trolla sempre. A certe volte non capisci quando dice sul serio e quando è via per culo. Sì, sì, è sì. Però se... è... con me si è sempre comportato da Dio. C'è sempre stata una stima reciproca allucinante. Mo non mi risponde da un anno no, qualche mese, dico: boh, vabbè, spero di non avergli fatto niente, anche si vediamo da due anni. Quindi... No, penso. Sempre portato in alto, Omi. Mi scrivono "Mamma mia, Rubillo, Lo incontrai a Valencia ad una cena". Ma pensa che roba, non è credibile, so. raga. Poi... Valencia è piena di italiani, eh? la comunità italiana più grossa di Spagna, cioè. Allora facciamo una cosa, il prossimo sub goal, il prossimo sub goal, no sub goal, donation goal e fi quando finisce il Covid andrò a Valencia. Beh, minimo cazzo per fare una live per fare live va beh. benissimo. Ci sto, ci sta l'addio Dio ragazzi. Ma pure a tutti quanti, ragazzi, se stanno, se quando volete venire, io per Sparando promesso, per farci, adesso, promesso vi piace la chat live da Valencia? Io, io te l'appoggio tutto. Già tutto pronto. Sì, nel 2024, quindi diciamo? eh, che tutti. Sa, i, i tortelli ma speriamo, ma speriamo che, che finisce tutto sto covid c'è sta secondo me regà può essere una live un po' diversa vediamo quanto mi viene a Io conto il progetto di aver comprato sta casa io l'ho chiamata la deck house perché questa è la casa degli youtuber in Spagna chi viene qua capito deve streamare o fa quello che gli pare la casa mia capito c'è l'altra stanza che possa adibire a, a, a un altro studio cosa che farò a breve perché verrà... se vuoi anche il problema c'è cioè, c'è la camera degli ospiti è fatta apposta la bomba. risparmiamo <ride> sull'hotel. Ma va, sull te fa invitare a parte che in Spagna sono un po' stronzi, però. Vabbè, per prima io parlo. Pensa, tu pensi che io voglio organizzare una cosa? La volevo organizzare per l'estate scorsa. Ce l'ho già in progetto, ho scritto tutto. È eh. voglio fare un camping di 5 giorni qua a Valencia con dei corsi di recitazione, edizione, di teatro, di musica e poi tutto quanto in diretta. Adesso, perché ovviamente ho aggiunto il tema Twitch, con tutti i ragazzi, anche corsi di spagnolo. Una capito, la settimana di camping è qua con gli youtuber che verranno dall'Italia, gli youtuber spagnoli e tutta la gente qua Bello, un camping. Cosa? io, io parteciperei volentieri dico la verità. una cosa ma figa io... che volevo portare quest'anno, ma purtroppo come potrei immaginare, è stata dura. Eh beh, questo cazzo di Covid. Io, allora, io prometto alla chat che appena finirà tutto, facciamo un donation goal. Vediamo un po' tutto e vado a Valencia. Promessa proprio o oggi. Ve lo prometto. Guarda, il problema di Valencia è che non te ne vai più via, zio. Donna via, sono fidanzato. Non mi spara Eh, te la in... porti qua. Ma mi spara con Scecchino. No, vorrei stare da solo in Spagna, con tutto il rispetto. Eh. Amore mio. Per, no, per, per parlare, insomma. Per... per aprirti di più alla lingua, sì. Esatto, per... perché sono un po'. Ma entrare fino a mano lo spagnolo. Sì, sì, eh, sono un po'. Sono un No, no, che spagnolo, no. Io... No, lo spagnolo, insomma, spagnolo. toccare più, eh, provare di più la lingua, sì sì sì, sì. sì, sì, no, devo, devo. perché diciamo che sono un po' arrugginito. In maniera architettonica, sì. Sì, sì, ma poi io perché ho l'ex ragazza mia venezuelana, pure che mi diceva Joe, invece lì in Spagna è Yo, mi pare, no? Io, io invece io. lì Joe, quindi sono abituato a, di Joe, devo... Tanto di, capisco. Sì, devo riabituarmi a dire Yo, lo spagnolo, tranquillo, bebé... Anche eh, ce l'hai, ce l'hai, può funzionare, però poi qua vanno fuori di testa per, per, gli, per, gli, per gli italiani, zio le spagnola. Io sono salato, però. No, 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 ma in generale, ma anche a parte no. a livello sex appeal, ma proprio in generale l'italiano è visto. Allora, cioè, 9 persone su 10 pensano che gli italiani siano il top pizza pasta e la cultura, la lingua, il fascino dell'italiano, eh. Poi c'è l'1% che dice ovviamente italiano mafioso, Fio della mignotta, perché all'estero è più Fio della mignotta di quanto non lo sia lì in Italia, gli riesce un po' più facilmente. Quindi sì, eh, siamo ben visti nel 99% dei casi, 98%. Ma io gli offrirò, naturalmente ragazzi, io sono un gentiluomo, quindi appena andrò in Spagna offrirò un po' di lecce. Il latte, fa... la, lece, il latte, latte, latte di... dei cassoni di latte, un pochito di lece, un poco di lece <ride> perché faccio proprio i bicchieroni, eh certo, cazzo. <ride> eh, funziona, poi funziona sta roba. Eh, funziona funziona. Eh beh, voglia. Vedi me l'ex ragazza venezuelana. Allora, lo spagnolo, zio, è la, lingua, la seconda lingua più parlata nel mondo, anche se dicono tutti che sia il mandarino, non è vero. Che mandarino lo parlano solo in Cina, ma la seconda lingua più guarda caso le canzoni spagnole sono le più ascoltate. Tutti i cantanti spagnoli gli italiani cantano in spagnolo. Il spagnolo è meraviglioso, e secondo me, anche a livello appunto lavorativo c'è un sacco di ti dà un sacco più di opportunità. Te lo dico anche a livello imprenditoriale ti aiuta un sacco, mm. Fico, figo, figo. lo allora potrò, potrò sfruttare. Ciao, Sandy, potrò sfruttare anche questa cosa magari per parlare lo spagnolo? Sì, sì, sì. sì. Io da quando l'ho imparato ho detto mi sono aperto un sacco di porte soprattutto qua in Spagna, ovviamente. Beh, beh, ci sta, ci sta. Ma invece, lo sai io che non, non riesco a, a farmi entrare in testa, vorrei imparare il portoghese. Però io pensavo che era simile, però è un casino, perché Macell, non era programma My su Rai 2. Io pure pensavo, ci sono un sacco di parole che sono simili, ma un come l'italiano, no, che si assomigliano, però zero, difficilissimo il portoghese. Io pure Però è simile, cioè la, la le, il suono è molto è simile, più stanno qua al lato, sì, bellissimo in portoghese. Allora, mi chiediamo dalla chat: vediamo grazie Pecento intanto, eh, perché non sei andato al programma. Sta cosa non la so, ma è più al bullismo sulle due. Allora, successe una cosa che appunto. Sta cosa non la so. so il motiv motivo, motivo per il quale io non e... ho tolto tutte le parodie. Perché è successe che una ragazzina che io parodizzai quando avevo vent'anni, mm. eh, a scuola venne presa un, un sacco in giro. Quando io scoprì sta roba due anni fa, andai nel panico totale, perché insomma, sì, ma io che so uno che si è sempre battuto per il bullismo, ma chi ci pensava, anzi a vent'anni, che faceva una videoparodia senza fare nomi, cognomi, né cazzo e mazzi, del video di una ragazzina che potesse portare a questo. Il problema è che succede che se tu... Poi come è sabio? come è successo a Sapio. Ah, non lo so quello che gli sia successo a lui. Ah, sì, sì, sì. Vabbè, insomma, è sta roba, io mi presi malissimo infatti mi misi subito in contatto con la ragazzina, le chiamai proprio la famiglia, e disse: Guardate, io c'ho vent'anni, chiedo solennemente scusa, non verrò in programma perché, sai, è un, è un attimo che tu in quel programma esci da, da assassino. Mm. Capito? Un po' come determinati programmi te volo, in televisione. Tu che hai ricordo. paura che te volono mettere strette? E io ho 30 anni, 29 anni, questo video lo feci dieci anni fa. Mm. Ce ne avevo 20, più o meno. E non sapevo la potenza anche del web il discorso, appunto che facevamo prima. Non andai lì appunto per il fatto che mi cagai addosso. Perché disi, ma porca troia, ma te immagini ora mi esce fuori sta roba. Che io sono uno che so, sei anni che fa roba, ho fatto programmi in tv contro il bullismo. Sono uno che fa un sacco di iniziative contro il bullismo perché soprattutto sai per bullismo. Sono sempre battuto per sta roba, ma chi ci pensava che vent'anni fa su YouTube, con 20.000 iscritti, potessi creare un disagio del genere a una persona senza fa nomi e cognomi, perché io non mi sono mai permesso sono mai stato così scemo da citare le persone e quindi onde evitare di dover prendere avvocati fa casini perché un attimo che questi qua poi questo è in fiore della mignotta il giornalista che volevo far cosa ho capito che tipo di giornalista è, è uno che stuzzica 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 sì. io ho detto io invece ci male faccio una cosa da persona di persona 30 anni chiamo e risolvo parlando al telefono e quindi chiamai sta ragazza e con la famiglia, chiesi scusa, infatti poi ci capimmo, poi vabbè, mi avevano detto che sta ragazzina già i genitori erano andati in televisione per la sorella, per il fratello che era sparito, insomma era gente che secondo me non so quello che mi hanno detto, che ci aveva un po' provato, un mm -hmm. po' di popolarità e quindi ho detto madonna mia, panico, se vado lì questi mi ammazzano e quindi niente, non andai per questo motivo. No, ah, io questa cosa, per esempio, non la sapevo, l'ho vista. No, ne avevo parlato pure in un video, addirittura quindi non mi sono mai nascosto dietro niente. Poi, dopo è successo appunto che andò in onda dopo un anno di questa roba. E mi, ho, ci ho tenuto a dare le spiegazioni. Ma soprattutto a chiarire sta roba e ho tolto tutte le parodie che feci. Il giorno in cui scoprì sta roba, ma che cazzo ci pensava fa la parodia di una Eri, ragazzina? Un po' più giovane, un po' più. Anni, fratello, guarda i ragazzini, in di vent'anni, capito? La maggior parte, quanto sono incoglioni ma che ne sapevo io che poi il web ce cioè, la facessi oggi? Saprei se io facciamo la parodia di Rubino, cazzo, so che c'è poi una ricaduta, capito? Soprattutto no, se ha un. Cazzo, dei... me vanno tutti no. i giorni, <ride> no? Però, capito? però alla faccia di un ragazzino, a cazzo, passo guai. Capito? Io a 20 anni, cioè no, a 30, mi me posso mettere a parlare di una cosa successa 10 anni fa che non, ave non aveva, sicuramente, non pensavo avrebbe avuto un peso del genere. Mi sono sentito una merda totale perché io ho detto, ragazzi io ho fatta per far ridere la gente, mi faceva ridere quel video. Ma anche me metta a Ma, ma a me la scuola non mi ma hanno mai bullizzato, non ho mai bullizzato nessuno. Ero sempre il giullare, la... ah, sempre. No. sempre rispettato, sempre carino, sempre educato. E quindi ci sono rimasto male. Tutto qua. Ah. Allora, se io ti faccio una domanda adesso, se uno ti chiede. Chi sei? Chi è De Carli? Uh, De Carli attuale? Cioè nel senso De Carli fuori il web? Chi è Leonardo De Carli? Ma, eh, Leonardo De Carli fuori il web è un coglione perché oh. sicuramente so uno che purtroppo prende anche troppo spesso le cose con superficialità, con scherzo. Per me la vita è sempre in gioco. Comunque, e. In e siamo sempre quelli lì che tocca portare sul morale da gente e quindi sì, non puoi mai Siamo uguali Leo Se sei nato così a me pure se mi schianto con la macchina ci faccio scherzo e dico, porca troia capito Capito? Io sto di dalle cose negative cerco sempre anche se è stata dura a volte tirarci fuori le cose negative come appunto quello che ho raccont raccontato nel 2016 però stavo sempre lì capito Leonardo De è un pischiello di 30 anni che sicuramente si è realizzato abbastanza non, non si è ancora realizzato quanto avrebbe voluto realizzarsi perché tutti i peccazzi e mazzi che ci sono stati, quindi che si realizzerà con un po' più di ritardo, però è un pischiallo di 30 anni che ancora c'è la, la voglia di sognare e che cerca appunto quotidianamente di realizzare questi sogni. E dove ti Bravo, ti... amico! Ah. Bravo, fidanzato! È sempre il coglione che comunque. C'è so la tua fidanzata dai. in chat per caso? no non penso ah no perché uno, un, una ragazza ha scritto il mio ragazzo quindi pensavo che erano due ragazze no, uh, no no Elena Torre è una ragazza che mi segue da un sacco di anni ah no. okay, ok siamo fidanzati virtualmente ah ok ok vabbè come io sono fidanzato tutte le ragazze Tutti, di tutte 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 tutte, tutte. tutte, tutte, tutte maggiorenni maggiorenni tutte maggiorenni tutte. ci tengo a specificare e dove ti vedi, per esempio, fra cinque anni? Dove è De Carli fra cinque anni? No, sicuramente io spero che tra cinque anni De Carli sia vivo. Speravo Speravo di... No, scherzo, mi piacerebbe un sacco vedermi un po' più realizzato a livello imprenditoriale. Perché appunto sto. Una cosa che non ho mai fatto, della quale un po' mi pento: è di non aver. No, sicuramente ho fatto un sacco di investimenti buoni nella mia vita anche sul consiglio soprattutto della mia famiglia, che sono sempre stati molto vicini a me. Quindi non sperperare tutti quei soldi che arrivavano a un ragazzino di 23 anni, Civitavecchiese, che guadagnava 100 euro a serata facendo il vocalist, che si è ritrovato poi a guadagnare cifre importanti. Quindi non sperperare, anche se ho sperperato un sacco di soldi, ma vaffanculo, frega cazzo. Si cazzo, e... si dà la insomma. Sì, cazzo, me la godrò fino all'ultimo momento. E Spero di vedermi a livello imprenditoriale soddisfatto, a livello cinematografico pure, e a continuare a fare quello che faccio tutti i giorni adesso. Un po' più grande, con 35 anni d'età, quindi un po' più maturo, un po' più esperto in tante cose, un po' più sveglio con i rapporti con le persone, perché purtroppo quando uno è ingenuo, resta ingenuo e buono per tutta la vita, quindi un po' più sveglio, un po' più stronzo. E quindi, mh, niente, mi, vedo, mi voglio vedere sicuramente più realizzato da adesso, e più felice, più contento, e soprattutto con la famiglia più vicina. Quindi averla qua a Valencia. Ah, quindi non hai mai pensato di ritornare in patria? Ah, per adesso no, ma io in realtà se non ci fosse stato questo problema del Covid, io stavo in Italia una volta a settimana. Mm. Ah. Cioè, io andavo a 5 un'ora e mezza d'aereo. Io piavo l'aereo, stavo a Roma, stavo a Milano per lavoro. È non è che, insomma, non sono mai sentito distante. Io ho a casa di una vita vecchia. Insomma, un attimo. Meno. Perché se trovi il traffico sul raccordo c'è 24 ore. Se più l'aereo qua, un'ora e mezza, sto a Fiumicino. Mi madre con 40 minuti di mi viene a piago, con un un'altra realtà sto a casa. Quindi, sicuramente non ho mai sentito. Non sento il bisogno. Sento che avendo i piedi qua, posso aprirmi ad altri mercati, ad altri business e ad altre opportunità, che siano appunto a livello artistico. E in Italia ci ho vissuto tanto, gli devo tantissimo, ma ti ho detto, la sento qua. È come se stessi in Italia. Cioè, a me non è che mi cambia. Prendo l'aereo domani e sto a casa a Roma. Mi costa 40 euro il volo, quindi figurate. Proprio piacere il treno da Milano a Roma. Meno perché Milano a Roma sono tre ore e mezza. Eh... Capito, allora mo quando ritorni, se andiamo a fare una pizza. Così, Sì, ma ah, sì, che quella mi manca. Ecco, quello mi manca. Ah, fa bella La cucina, cucina vecchia. La cucina italiana mi manca un sacco. Eh, ma cucinano bene lì in Spagna? Cucinano bene i piatti loro, però è tutto molto condito. Eh, io sono abituato a fare una pasta con tonno, una pasta, una bella matricianella, una carbonara, guido quei sapori che alla fine ci metti i quattro ingredienti e hai fatto una pasta di Cristo. Qua invece, capito, fanno il pollo, ci mettono tutto, l'olio, l'olio speziato. Il Cristo, capito? C'è un sacco, comunque, la, la cucina spagnola c'è un sacco di influenza marocchina, che è stata per tanti anni schiava dei, dei marocchini. Quindi ci ha capito, insomma, che io, per esempio, la cucina marocchina mi piace, a me piace mangiare ovunque, però tante spezie, capito? Tanta roba, me la pasta col pomodoro e basta, me va bene. La pizza no, colana, non serve, no? Vabbè, best... no, l'ho provata una volta, è troppo proprio schifo L'ho provata per curiosità, perché fino a quando non provi le cose, devi devi provarle. Io non l'ho però... provata, non la proverò, però ti credo quindi non la mangerò mai. No, no, non è mai, non centra un cazzo proprio. Ma se che, vabbè, io quindi ti, aspe... ti aspetto qui in Italia. Stanno a fare una pasta, una pizza. Super. Oppure, quando voi venire, invito pure a casa che io faccio in cucina con rubino. Perfetto, guarda, meglio ora c'è cosa migliore che mangiare a casa un bel piatto di pasta fatto. Io ho le live in cucina con Rubino, per esempio. Cucino io. Poi tutti Bellissimo. mangiano. Io, io Ho, imparato, ho imparato, sì. imparato a cucinare stanno. Non mi ero mai cimentato in cucina perché non mi è mai piaciuto. Ho sempre mangiato il riso col tonno. proprio marcio tristissimo. Poi ti dico quando mi sono, sono trasferito a Milano, che sapevo manco fa a, a mettere l'acqua sul fuoco. Quindi immagini. Milano costa troppo, però io ogni volta che esce vado mi devo portare i miardi. Dai, mamma è mia, mamma mia, una cosa. Infatti, una volta mi ricordo mi ero andato a prendere un pezzo di pizza. Che qui sotto da me, dai, 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 dai ciccioni. Vabbè, si chiamano i ciccioni qui sotto ah, okay. da me, dai ciccioni. Eh, porco giù da due pezzi di margherita, 2 euro. Sono andato a Milano. mi fa quant'è? 4 euro 4 euro. Eh, certo, te ho detto 4 euro. Ho detto 4 3, ma ho preso solo la pizza, signora. Qui allora, non sei andato dove magna la pizza quella fatta bene, bella marcia grossa, che insomma è famosissima a Milano, che te costa 6 euro un pezzo di pizza, un pezzo di pizza e 4 euro la Coca-Cola. Eh. Ah, io... Tu pensa, se sembra economica Roma, immagina quanto sia economica Valencia, che vai a mangiare con 10 euro, con 12 euro sì. c'è almeno. Primo secondo, sì, E antipasto, primo, secondo, ma nei localetti fatti carini. Poi ci stanno pure i locali da 200 euro, da 1000 euro a cena, però infatti ci vado, no, ragazzi, io basta in magna, a me, me frega. No, ma più che altro io sono rimasto divoso, ho fatto segno, ma io ho preso solo un pezzo di pizza, ho preso Coca-Cola. Sì, sì, ma è solo pizza, caro, 4 euro. No. Eh, mi tantissimo, mi se In Milano mi c'è mi un mi... ricarico del 50% su tutto quanto. Se mi dici così, eh, che te lo fa? Però purtroppo io, per esempio, devo andare sempre a Milano per lavorare. Cioè, niente, da... ci certo. stanno cercando e che... Io adoro Milano, io, io ci ho vissuto gli anni forse più belli della vita mia, dal primo all'ultimo, con tutto quello che mi è successo. E ti dico che um, Milano è bella, ma è la tipica città dove dici: Ma anche Milanese, cioè o sei milanese, o non ci riesci a vivere, devi essere abituato a quel ritmo di quella città e a quei prezzi, soprattutto e a quel genere di città. Io, invece, a Milano a me piace molto, però piace molto perché, vabbè, sono Rubino, popolare, queste cazzatelle così, ma perché ci vai per lavoro? Sì, ecco sì, sì vabbè, vado pure a fare ogni tanto sento sì la mia. Sì, per però, ci vai da turista, capito che ti sto a dire? Sì, sì, sì. sì, sì. sì. Giorni. Però è molto se, parlando an anche con Dudubi, con YouTube fa cagare, è molto una città che vive proprio d'apparenza. Cioè, se sei certe, almeno tu sono andato ah, a Certo, 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 cioè, io ci ho campato lì a Milano. Questa roba, se sì. sei, guarda, io ho sempre detto una cosa: se non ci avessi avuto, tra virgolette, la, popo la popolarità del web, non mi avrebbe cagato nessuno a Milano. Ma guarda, io a me mi è successo: sono andato a Coso, a. Mh, dove stanno tutte le discoteche a eh? Corso Como. Sì. vabbè in... quelle proprio sì, 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 sì. sono andato la grigia tuta e pop con sto cappello tutto grigio Ma no caro non può entrare poi è venuto un amico mio E fa ma guarda lui è rubino youtube cioè, cioè... scusami caro prego prego prego. È oh, eh, foto... bellissimo <ride> un però te sale un sacco l'autostima te sale eh? sì una cifra sono andato un tuta parevo davvero uno che ha finito da lavorare in fabbrica C C io ho... sono andato un disco in pigiama ho perso una sfida, sono andato a... in pigiama in discoteca, una città che sta fuori Milano, è una discoteca che sta fuori Milano, in ciabatte, da solo, Pensa stavo bellissimo. Però, eh, detto. Stai Grazie per il sub, Sandro! Un bacione. Eh, così, eh. a Roma invece ne avrei in anche cazzo, a Roma ne entri, eh. No, <ride> no, 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 l'ultima volta che mi hanno balzato a Roma era il 2014, e al 2013 mi balzarono fuori nella discoteca. E Io mi ricordo, conosci l'Arcaffè? Sì, mamma mia, come no. Io sono andato là. Io faccio. faccio guarda, ho prenotato ho un tavolo. va... Eh, sì, caro, però dobbiamo parlare. Dobbiamo parlare, cioè, amici miei, qua dietro, come dobbiamo parlare? Ah, sì, era il mio compleanno. Addirittura. Mamma mia, ho preso il tavolo. Può entrare. Mi spiace. Posso entrare? Ho prenotato, ho fatto Con le scarpe. Proprio, lo sai che scarpe? A che me sta roba gara... di scarpe è imbarazzante. Sì, sì, ma lo sai Cosa? che c'avevo... Avevo delle Hogan bianche, era una versione eh. limited delle, delle Hogan con delle cuciture particolari. Queste scarpe è proprio... Vabbè, <ride> cioè, io già capisco la gente che va tutta in discoteca, ci Ehi. può stare perché se vuoi mantenere la figura del locale è giusto avere un certo stile, rispettare un certo stile, poi se no puoi andare in discoteca, dopo andare come cazzo te pare, che sono quelle che piacciono di più a me. Sì, Però è... in questi... devi andare vestito proprio di scarpe. dico adesso vado. Io facevo me leavo gli edavo, dicevo dentro entro scalzo. Che cazzo vuoi. No, ma ha fatto così, io so. Io non ci sono più, più andato a quel locale, eh. no, 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 no. Cioè bello, bellissimo, piace un sacco però. No, più che altro a me una cosa che mi piaceva tanto, cioè a me piace ballare, di dico la verità. Una volta tanti chili fa facevo pure, vabbè, insomma. Adesso se mi vestivo sempre cortutone, la cosa, metteva a, a fa due tre passettini. Sì, sì, sì. Perché mi piace ballare, mi fai anche a rimorchiare. cioè, sì, c'è sta a però eh, mi piaceva proprio andare a ballare. avevo proprio la musica. Però io pure so te, eh capito. Però se andavo in vestito in determinato modo. Anche se la cosa, cioè se la discoteca e tutti i cazzi loro. Mi sentivo proprio fuori luogo. Sì, 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 sì. Vabbè, ma è come a Milano. Infatti che la gente non balla. Va lì per far tavolo. Fatte vedere e... che spegne i soldi. rimorchià. però oh, che te devo dire? E poi ti ho detto sta cosa da, da apparenza allucinante. Quando siamo andati a Milano c'era un tavolo, mi ricordo, tanti anni fa, tutti youtuber che venivano nei Pischella a stecca, pure senza conoscere eh, Allora, youtuber youtuber sì, sì. youtube, ah. yeah, mamma, ma, ma, Mi ricordo una, raga, racconto tanto, mi ricordo una, sambalà tutto quanto, una certa, una certa, fattire se si so, ah, tu di fuori. Ma. Beh. ma che è il paradiso? bei tempi, bei tempi. Beh, tempi beh. ormai, che si può più fare. No, però vabbè, così è così. Vabbè, Leo, io ci, ci siamo fatti la nostra oretta di chiacchierata, sono molto felice. Veramente io tanto. Io spero che lui sia tu e i ragazzi che ci hanno seguito. Infatti, grazie a tutti. Non vi ho ringraziato per la pazienza per avermi sopportato sta oretta. No, ma che scherzi, io mi so, so veramente era tanto che, che volevo fare sta cosa. Eh, pure con te, perché. Io ti seguo da prima che, face che facevo YouTube, insomma. Grazie. Sì, e... mi ricordo, io mi ricordo però noi ci conosciamo da un sacco di anni. Sì, sì, sì. Infatti, sì, sono sì. contento di avete trovato pure qua su Twitch perché io sono appena approdato, quindi sono super contento di... di aver trovato. Mi piace un sacco per le persone che ho conosciuto la community di Twitch. Pure a me, lo sai. Che colleghi? A me, tanto perché so, secondo me, sono molto più niti di YouTube. Qui sì, Ah, sì, veramente, sì. veramente tanto. Io, no, io perché no? Io ho pure il numero 2, però io porco giù da me. Ero perso, ho detto vabbè, non voglio disturbare perché io perché, non sono uno, capito? Che io non so faccio mai ospiti per questo perché madre non per cazzo. La gente è eh, eh, capace, non è per cazzo perché la gente gli fa piacere come se sì. avessimo fatto sta chiacchierata al telefono, però abbiamo condiviso magari. Abbiamo dato qualche, un, un po' di intrattenimento a chi ci segue, capito? Sì, 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 quello sono completamente d'accordo. Solo che io sto sempre su... Non voglio romper cazzo, non scioglierà. No, io sono so il tipo Leo che se mi chiami vengo, se no non mi voglio un filà, capito? Allora, ho fatto, tu mai hai visto, mai fai collaborazioni sul canale mio? Ancora no. Per questo? Non faccio collaborazioni perché mi sento a disagio, chiede... Capito? Poi sono piccolino qua su Twitch, no? Eh, mi vergogno perché sembra che vengo per capito? Che che, no, che vengo che ti dico di fare la collaborazione per poi in realtà io lo faccio perché mi diverto. Io ho sempre fatto collaborazioni con canali più piccolini. Eh. Come faccio per esempio i ride adesso, no? Mm. Magari ho 500 600 persone vado sulla lista dei canali. Se c'ho amici miei amiche mie, che stanno in diretta con 60, 100 persone, 200, 300. gli sparo tutti quanti. Cioè, vado oh, a non io lo faccio un ride. Eh, Sai, under color, che c'ha 20.000 persone. <ride> Però quando vedo per esempio i canali piccolini, capito, sui co i canali consigliati, faccio ok, carino questo qua, bam, gli faccio, che ne so, oggi c'è Chiarola, muovito con tante persone, bam, raid. Che cazzo ne so, magari ma pure Anche io un... faccio così di solito, eh. eh e' gratis, che ci frega. Sì, 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 Quindi, ragazzi, io, cioè, io ti ringrazio, anzi, facciamo un raid. Facciamo un raid. Così. <ride> ah, un ride da qualcuno. Non lo so, faccio un raid, non so a chi... Eh... No, aspetta. Se faccio il raid così me se leva intanto ringrazio ancora i ragazzi che, che ci hanno seguito grazie mille a te mi ha fatto super piacere sta chiacchierata anche a me tantissimo l'ho detto poi quando vieni a Roma sei mio ospite e... facciamo pure la cucina ah, assolutamente tranquillamente, tranquillamente allora decidi tu a chi faccio il ride facciamo il mio pubblico preferisce i ragazzi e eh, facciamo io che ne so io ho nessuna ragazza online adesso c'è sta ragazza che, io, che, che vedo qua che si chiama Chiarola. Non so se la conosci, però. Mm, no. specie, Chiarola, per essere... Rai da Chiarola. Rai da Chiarola. Se no, uscire fuori lei, capito con 79 persone, è quello che faccio sempre. Vabbè, c'è sta. Cioè, facciamo a Chiarola. Così. Non, la, non si conosce, ma cioè, non la conosco, però mi fido di te. Facciamo un Rai da Chiarola. Vi ringraziamo tutti. E Chiarola. ci vediamo. Oggi, quando vai tu in live? È alle 9:30. e mezza. Vabbè, vi vedete con D'Aleo alle 9 e mezza, mi raccomando. Noi ci vediamo giovedì con la cucina con tubi. Dovete essere presenti perché se cucina. E dove Chiarola? Si chiama proprio Cariola? Car... No, Cariola, Chiarola. <ride> Chiarola. Chiarola. Dove è? Vediamo. No, Raid da Chiarola. Ah, esiste, perfetto. Penso che mi stai a fare una trollata, però esiste. No, 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 te lo giuro. Salutate Gliarola, arriviamo. Dai, 276, 280, 283, 286. Arriviamo a 300. 300, raga. 300, 300, 290, no 86, 282, 293. Dai, 300, ragazzi. 300, vai. 292, 290. No. Vanno indietro, ragazzi. Dai, ragazzi, così facciamo, le... facciamo una bella figura. 293. 294, 295, 296, dai, appena, 299, 302, perfetto, ride. Non mi faccio sfuggire. Vediamo che dice Chiarola. Perfetto.